Away.com è un sito che vi permette di acquistare tutto quello di cui avete bisogno su Lords of the Fallen, link in descrizione. E troverete anche ricariche per la vostra piattaforma preferita. Eccoci, bentornati su Go Games, siamo su Lords of the Fallen e siamo nella 18ª puntata della Platinum Run. Mamma mia che brava! Dunque, nella scorsa puntata abbiamo battuto la sceriffa chierica e... abbiamo potenziato il nostro Sanguinarix, l'abbiamo portato a più 8, ci mancano solo 4 essenze che andremo a recuperare. E ora, da sonno celeste, da questo punto, vi mostro dove dobbiamo andare per continuare la storia. Quando Frixi ha voglia di raggiungerci, noi andiamo avanti. Vero Frixi? Dimmi di... Ah giusto, tu ti ricongiungi, è vero, possiamo anche lasciarla indietro, che ci frega. Non ci interessa assolutamente. Invece, bro, non me lo dici? Ora lì abbiamo un ricordo da recuperare, che fa parte della quest del Cavaliere di Ferro, che probabilmente non potremmo portare a termine in questa run, perché è la run Adir, quindi la run Inferno. Ma io ci ho voluto provare lo stesso, sarebbe da portare a termine durante la run Umbral. Allora lì possiamo concludere la run del Cavaliere di Ferro. Ci proviamo, magari ce la fa concludere lo stesso, non credo perché va fatta una cosa specifica. Però, lì gli oggettini li avevamo presi. Comunque da qui andiamo da questa parte. Questo ricordo, se non sbaglio, l'avevamo già preso, ma nel dubbio lo riprendiamo. Forse no, non l'avevamo preso questo ricordo. Comunque, andiamo su. Ora, io ho già battuto, come avete visto, dalla Platinum Run. Insieme a Frixi abbiamo già battuto il Mietitore di Luce. Sarebbe il prossimo boss da affrontare. Se voi non lo avete fatto, ora avrete la possibilità, avendo fatto tutti i passaggi di Andre e Seb, che vi ho mostrato, questo l'abbiamo già sbloccato, avendo fatto tutti quei passaggi che vi ho mostrato durante questa run, Andre e Seb lo troverete fuori. Dove? Dove? È già scippata, ci siamo già passati di qua. Perché tu la devi fare? Non ci sei andata? Posso finirlo il discorso? Mannaia Frixi. Dicevo, se voi avete seguito tutti i passaggi e non avete ucciso il Mietitore di Luce, ora Andre e Seb... Oh, e ce l'avete frantumata! Madonna, che rottura di... Scusa, mo ci arriva a spiegarvi. Comunque lo trovate fuori dalla boss fight, che vorrà darvi una mano, ok? E vi aiuterà. Aiuterà tra virgolette, molte tra virgolette, cioè proprio a far fuori il Mietitore di Luce. Quindi una volta che avete fatto fuori il Mietitore di Luce, dopo lo incontrerete come boss e dopo avrete concluso la sua quest. Vabbè, possiamo scendere anche di qua. Di qua. Adesso dobbiamo sostanzialmente ripetere al contrario questa parte qui. Quella là, quella l'avevamo presa, sì. Come vedete, sì, abbiamo scippato anche quella. E poi potremo finalmente aprire il cancello di pietra, che si trova sempre qui a Calarat Alta. Ora, qui, come potete vedere, non c'è, perché noi abbiamo già battuto il Mietitore di Luce. Ma vediamo se lo troviamo comunque come boss. Dovremmo trovarlo comunque come boss, Andre e Seb, in teoria. Vediamo, Frizzi. Praticamente lo troverete... credo, se non sbaglio, all'altezza del carretto, o comunque poco più giù. Nella run con l'altro personaggio l'ho trovato qui, ci ho parlato, e poi lui è venuto all'interno della fight con me a battere il Mietitore di Luce. Qui ovviamente l'abbiamo già battuto il Mietitore di Luce, per cui c'è poco da fa.
Un'entità Umbral impedisce i miei progressi. Eccolo qui. Eccolo qui. E vi mostro, guardate. Qui va su. E arriva di là. Qua sopra. E noi possiamo... sale di qua. Sei andata avanti? Sono nella... perché sono nella fight? Ma io voglio uscire adesso. Vabbè, ve lo mostro dopo. Comunque ce l'abbiamo come fight in ogni caso. Ed è un bel infame lui, eh. Con lui io suggerisco i Perry, vi dico la verità. Perché lui è proprio infame. Poi sparisce. Vabbè, adesso va a caricare colpo però. Mi ha fatto adesso un attacco brutalissimo. Vabbè. È molto fastidioso quest'uomo. Molto. Vi dico la verità. In due ovviamente lo bullizzate. Però è cattivo. Fa un sacco di danno. Noi abbiamo un sacco di HP. Ma lui fa veramente tanto danno. E ci hai rotto il ciuffetto. E fa un sacco di perri. You pig ignorant little rat. Bene. Who do you think you are? Ecco qui. In questo modo... finirete la quest di Andres Seb. Vi dovrebbe sbloccare il trofeo esattamente in questo punto. Sbloccate l'anello, la calzamaglia e tutto quanto. Ora non so se cambia se lo evocate nella boss fight o meno, se vi dà dei drop diversi. Devo controllare con l'altro personaggio, ma in ogni caso poi rifaremo il tutto di conseguenza nelle altre run. Quindi la quest di Andres Seb si completa così. Ora posso fare quello che stavo facendo? Cioè, io non ho capito io perché... stavo qua. Io boh. Non so perché ha fatto sta cosa. Qui ci abbiamo la signora da scippare, vedete? Tac. E via l'entità Umbral. Aio. E qui abbiamo il ricordo da prendere ora. No, ma la boss fight parte dopo. Quando attraversi quella... prima batti il boss qui, che è il mietitore di luce, ma noi l'abbiamo già ucciso. Sì. E poi dopo attraversi la porta e c'è lui che ti aspetta. E tu dici, ma che è? Prima mi dai una mano e dopo mi vieni a menare. Ma come funziona? E lui si ingrippa. E tu gli vieni e finisci la quest. Però ti dà il ricordo. Vabbè, adesso l'abbiamo già preso. Possiamo andare. No, mi sa che il ricordo l'avevamo già preso qui del mietitore di luce. Va bene, comunque, poco importa. Adesso andiamo avanti. Qui abbiamo levato, vedete, l'entità. Non c'è più. E adesso andiamo avanti. Frizzi. Where are you? Ora dobbiamo levare l'altra entità che ci blocca il passaggio. Mamma che stra... oh, guarda che siete pesanti comunque, ve lo posso dire. Siete di una pesantezza unica. È quella che ci blocca il passaggio verso la... come si dice? Come si dice? Questa. La vestigia. Ok. La signorina sarà su e ci abbiamo il piccolo Satana da far fuori. Dovremmo riuscire a scipparla lo stesso. Perfetto. Perfetto. E abbiamo tolto anche questo. Dov'è? Ma perché? C'ho il lock su di lui. Maledizione il lock quando c'è gente. Io potrei perdere la testa. Perché devo uccidere i mobetti? Per quale motivo? L'hai ucciso tu? Satana. Grazie, Frizzi.
spada destra del portatore di quiete. Se noi andiamo a riaprire la porta, possiamo interagire di nuovo con la vestigia e abbiamo il passaggio. Perché se voi ci ritornate, prima di fare questa cosa, da qui, quindi diciamo interagendo con le vestigi, col viaggio veloce, non vi fa aprire la porta e vi dice che il passaggio è bloccato appunto da un'entità. E il motivo è questo, semplicemente. Quindi, ora, detto ciò, sto prendendo tempo per il caricamento. Perché c'è l'ascensore giù se prima stava su? Lo sanno solo loro. Andiamo avanti. Di qua. E qui troviamo lui come boss fight. Una marea del boss. Ora noi gli emeniamo e se ripigliamo la runa di Adir. Questo fa sempre parte della quest, eh. In ogni caso, o dovete croccare mazzate. E anche lui è molto cattivo. Ma il calcione ti ha tirato. E lui si potenzia con le magie di Adir. E comunque questo mi sembra oltretutto il protagonista del primo Lords of the Fallen a livello estetico, eh? Sembrerebbe. Però il buon viandante di ferro è andato. Abbiamo il martello, vedete? Runa di Adir. E finalmente abbiamo la runa di Adir. Ok. Quindi, mamma mia, stavo strafogando, scusate. Usiamo la runa di Adir. E apriamo le porte del paraiso. Mamma mia, st'ultima parte. Non avete idea? Aspetta, qui ci sono i cagnoni. Aio. E stai a far venire il porta stomaco con tutti questi giri, però, eh. Trelos. Aio, ma lo scordate che c'eravate voi dietro? Scusate. Li abbiamo disturbati durante la penichella. Questa si apre dall'altro lato. Frixi, mi dà del fastidio. Qui. Ma, mamma, come sei aggressivo. Qui c'è palletta esplosiva. Aspetta, aspetta. Devo prenderla da qui? No, non potevo prenderla da qui. Va bene. Cioè, Frizzi, vuoi accedere così? Vogliamo provare a scassinare? Scassiniamo. Ah, eccolo. Infatti dicevo, dov'è il cavaliere senza lucio? Posto? Posto. Prendete il droppino? No. Niente droppino per noi. Cosa accade? Rixi è caduta. Tocca. Aspetta, aspetta, aspetta. Di qua? Sì. Vabbè, entro direttamente in ombrino. Scippa, scippa. Scippetta. Dai. La signorina da scippare. Aia. Volevo picchiare Frixi. Per un momento, non lo so, così. Per divertimento. Questo. Vedete? Lo shortino. Per rottura di bocce. E lasciateci stare. Ora tiriamo quel. E basta! Pure Satana ci mancava. Da dove è uscito questo? Sì, vabbè, Gigi ha la trottola. E che cos'è? Ma i drop siete diventati tirchi tutto d'un tratto. Che modo è? Rixi, dobbiamo rifare il giro.
Allora, non si parla. A parte sta sbadiglia, cioè, che curaccia. Cosa sbadiglie? Ma io, boh, questi sta annoiando a giocare. Ma io, boh. Cioè, io sono allibita. Non sta bene, non sta bene. È vero, ho problemi al cervello. Tirate giù la scala perché questo è un altro shortcut. Vedete, perché siamo sempre lì all'inizio. Così non dovete fare il giro. L'ho visto. È grosso. È tosta da non vedere questa, Frizzi. Lascia del boia. Fortissima. Oh. Niente. Niente. Niente, di nuovo. Aspetta che c'è Flambino. Dove sta? Oh, mamma sto lock. Ti giuro. Oddio, esplodeva. Io gli stavo andando in faccia. Aspettate, mi serve un momento di calma. Grazie. Andiamo avanti. Tutto. Qui dovremmo beccare Damarosa a breve per continuare la sua quest. Sta lì, infatti. Se non fate bene la sua quest, la beccate come boss. Ovviamente, quindi se non avete visto bene la Platinum Run, probabilmente, mannaggia, la troverete sotto forma di boss. Questo si può pia, sì e sì. Ma c'era un droppì, c'era qualcosa qui, sì sì, qui bisogna andare. Ma arriviamo tra poco, prima parliamo con la signora. Parliamo. I've met precious few, but you're among them. Uscita la mannaia. E già, e già. Dai, acquistate quello che dovete acquistare come al solito. Dopodiché, ovviamente, andiamo avanti. Ora, prima di continuare, dopo che abbiamo parlato con Damarosa, ma anche prima di accedere al cancello di pietra, è uguale, non preoccupatevi, vi teletrasportate a questa vestigia qui, alla vestigia di Svornil. Una volta che vi siete spostati qui, fate questa strada che vi mostro e andiamo a trovare il nostro buon cavaliere senza macchie e senza paura. Quindi facciamo questo giro, che facciamo prima da questo lato, e facciamo tutto di corsa, non andiamo a far fuori i nemici, non... facciamo una corsetta direttamente. E vediamo se riusciamo a completare la sua quest anche nel il finale di Adir e non in quello Umbral. Non lo so, però vediamo, facciamo la prova. Che ce ne frega. E sapete che stressate il ciuffetto? Madonna, non mi dovete far passare. Ma com'è che ogni volta che voglio fare qualcosa? Mamma mia, tutte le volte che registro è un incubo, vi giuro. Io queste cose, no, le faccio off. Non mi rompe le palle nessuno. Sapete cosa vuol dire nessuno? Registriamo, ci invadono, i mob sono dei pazzi isterici. E che cos'è? Ok. Qui, aio, che male. Passiamo in Umbral e lui lo troveremo qui. Dovremmo finirla comunque la quest, ma poi ci servirà comunque farla nel finale Umbral. Quindi diciamo che questo è un po' un perdere tempo. Esatto, ci dà il gesto, ci dà il trofeo, ma in ogni caso noi dobbiamo ottenere qualcos'altro da lui che ora non ci può dare, perché dovremmo poi ucciderlo facendo il finale Umbral. Però intanto ci siamo andati a sbloccare il trofeo, abbiamo completato la quest, poi nel finale Umbral andremo a recuperare altre cose. Quindi ora di nuovo falenuccia giovani e torniamo nell'esatto punto dove stava Damarosa. Magari vi facciamo comunque vedere il percorso. Quindi vestigia, teletrasporto, andiamo. Ah, dove sta?
Callarat alta. Eccola qui. Callarat alta. Cataratta alta. In cataratta alta. E da qui facciamo il percorso a cataratta alta. Riesco a salire le scale senza che mi mozzicate le chiappe? Riesco? Per favore? Si può? Sì, ma vai veloce! Ma non avevano risolto la cosa, no? Nel prossimo aggiornamento. Frizzi, tu riesci a salire? Arrivo. Va bene. Abbandoniamola. Non ci interessa. Ciao, Jack! E questo è il punto. Vedete dove c'è la signora Dame Rose. Vedete? E lei si andrà a prendere questa quest. La finiamo dopo aver battuto un altro boss. Ora rimaniamo questi giovani e continuiamo. Non... no vabbè, non sto a... vabbè, faccio un attimo. Oh, oh! Frizzi, tu non vieni? Non mi pare proprio. Sì, vabbè, sì, vabbè. Colpisce il muro, che cos'è? Una roba imbarazzante. Una roba imbarazzante! Comunque, l'aggro dei nemici ha dell'imbarazzo forte, eh. Ha dell'imbarazzo forte. Ho finito? Fatemi spostare prima che mi teletrasporto. Oh, perché ho usato la pietruzza. Però ora da questo punto, tac. Oh, che brutta sensazione che mi hai dato. Tippiamo il ponticello. E qua non c'erano cadaveri, giusto? No, 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 no. Sì, però poi dobbiamo andare di là. Però dopo, adesso andiamo prima di qua. Vieni, Fritzis in the Fritz. Fritz è già andata, sa me tu. Che gli frega. Mamma mia, sta faccia falsa. E torme... scusami, scusami. Perdonami. Oh, Paristeova. Che almeno qualcosa sa, levamo di mezzo. Non è vero. Assolutamente. Allora, io gli tiro il martelletto. E lui non prende danno. Siamo fino a capodanno così. Aspetta. Ma Frixi, ma in due l'abbiamo fatto. Ma proprio la coordinazione di due bradi per incoglioni di allevate vedar. Mamma mia. Ti giuro. Un incubo, un incubo. Comunque l'attacco terribile non fa tutto. Via via. Ecco. Non fa tutti questi danni, dicevo. È abbastanza triste. Apriti, sedano. E basta. Ora scippiamo qui. Quintessenza dovrebbe esserci, se non ricordo male. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ah, oh, un drop vi fa proprio schifo comunque. Cioè, forse... c'è il drop. Davvero? Sì. Mamma, se Rob come mi urtano il cervello! Mi fai perdere dei drop! Oh, mi faranno impazzire. Via. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo a lavorare. E sì, usciamo intanto. Con quanta maestria, con quanta gestualità usciamo dal mondo Umbral. La mappa del barbecue. E dovremmo, ma non sono proprio sicura. Dopo si dovremmo rifare tutto. Ma in realtà Frizzi,
cioè siamo abbastanza cattive. Voi mettete un semino, però noi siamo abbastanza cattive da poter proseguire così. Non dovremmo avere grossi problemi. Non dovremmo. Credo. Io credo. Uè. No, mi fanno là dentro che ci rimango. Ah no, qui va rotto. Un droppino. Mi raccomando, non perdetelo, perché è veramente di vitale importanza. Oh, però, mamma mia, sto lock. È davvero. Via. Ti ha dato proprio un calcio nel culo. Sì. È stato bellissimo. ce la fai a caricarmi il colpo quando ti dico di caricare il colpo? Grazie. È di nuovo lo stesso droga, è lo stesso mob, fixi. Yeah. Non c'è bisogno di mettere in pizzettone. Mamma mia. Che arroganza, che arroganza. È morto? Dov'è? Stava qui. All'improvviso l'abbiamo ritrovata dall'altra parte. Vabbè. Flagello di Dio, Attila, flagello di Dio. Poi ci arriviamo dall'altro lato, non vi preoccupate, eh. Ah, questa parte l'ho particolarmente odiata nella prima run. Voi mettete semini appena potete, poi dopo ve la rifate a piedi, perché qui i giovani sono veramente cattivi. Quindi qui potete mettere un semino. Mettetelo, mi raccomando. La deciretta. Mamma. Qui frizzi c'è un po' di gente cattiva, quindi io consiglio di fare prima loro, lui, non allontanarsi. Vieni qui. Ecco, frizzi già va per la sua via. Andiamo di qua. Aio. Maledetto. Spostava qui. Tac. Aspetta, fammi guardare una cosa. Che c'ho il... Mamma mia. Per aver fatto un passo su una mattonella che non avevano calcolato. No, vabbè, tanto dobbiamo entrare comunque in Umbrino per proseguire. Sorella? Cioè, ma c'ave... Porco! L'aramaico antico, lo conoscete l'aramaico antico? È incredibile. Questo è successo per il lock. Avete visto che cosa ha fatto la telecamera? Guarda, guarda le... Adesso sentirete una serie di beep. Vi sembra normale avere tutti questi cristiani che ci attaccano? 8000 persone. 8000. Che cazzo. Io guardi, giuro. Poi dici che uno sbrocca male. Cioè. Oh! Dio! Insegnategli a fare il lock. Madonna. Sono imbarazzatissima però per gli sviluppatori. Cioè, sta roba veramente ha dell'indecente. Poi dici che uno si mette a usare gli oggettini da lancio. Guarda che. Si puoi mutarmi? Utilmente? Non sto scherzando. Sto per perdere la brocca. Va bene, non la perdo. Se vedrete una parte tagliata o una serie di beep,
vuol dire che avrò perso la brocca. Cioè io un lock così non l'ho visto nemmeno nel gioco dello sviluppatore più sfigato, Orello. Cioè, se non la sai fare una cosa, non la fare. Com'è possibile? Il primo Lords of the Fallen non era così fallato. Aveva delle meccaniche anche interessanti. Porca miseria, no? Poi dici che uno te dà un voto che fa vomitare. Ma uno come fa a darti un buon voto? Frixi, ma dov'è il tuo cadavere? Non lo so. Ci siamo persi pure il cadavere di Frixi. Bene. Mo arrivo, Frixi. Vedo di invitarti. Poi questi che sputano. Io non so chi ha avuto l'idea di tirare fuori questi soggetti, ma sono veramente fastidiosi. Stato ciucciato, porello. Ti levi dal ciuffetto. Oh. Oh god. Oh god. Vieni qui. Allora, fatemi ricordare. Una era qui, esatto. E poi dobbiamo andare a scippare l'altra laggiù, magari in tempi brevi, prima che arrivi Satana. Ma che te ridi? C'è poco da ridere, qua c'è da piangere. La parte finale è qualcosa di aberrante, di abominevole. Pippa questa. E questa è la seconda. Ci dovrebbe essere un droppino. Non c'era un droppino? Non c'era il droppino. No, no. Vabbè. Adesso. Che grande rottura che siete, lo posso dire. Proprio dal cuore. E levati che ci avemo da fa'. Ah. Ecco il cadavere di Frizzi, l'ho trovato. Non è trovato? Yeah, l'ho visto. Prima non c'era però, forse non ho girato, non l'ho visto io. Grazie. Si figuri. Mi hai visto dove sono andata? Non cadere nel buco, Frizzi, eh. Ecco. Aspetta. Nel senso, chissà. No, che chissà, non cade nel buco perché sennò rimani là, io non torno indietro, eh. Sia chiaro. Prendiamo questo qui senza andare a fuoco. Che paura. Devo uscire da ombrino, come famo? Questo è un problema serio. Sì, basta, ci avete rotto, lasci sta, perché sennò qua non ne usciamo. Mamma mia, che rottura. Ha deciso che deve comunque spawnare Satana. E quindi mi fai arrivare. Oh, benedizione. Che zona terrificante. Piano. Andiamo giù a scala. Posso? Grazie. Non voleva far scendere. Non mi voleva fare scendere. E qui siamo in questo punto. Vedete? Siamo di nuovo all'inizio. Abbiamo sbloccato lo shortcut. Quindi, giovani, io direi che per questa puntata ci possiamo fermare qui. Tanto voi in teoria avreste dovuto mettere il semino qui, per cui non avete problemi. E nella prossima puntata andiamo avanti. Detto questo, come al solito, grazie mille a tutti quanti, agli abbonati, super grazie, iscritti, commenti, condivisione e like, grazie mille per il supporto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Sempre in ritardo, cioè veramente. Scusa.